Bene, allora ci resta uno spazio di tempo che, parlando con il Presidente Padre Stefano, io penserei di utilizzare in questo modo. Un complemento a quello che ho detto sul valore mariofanico della testimonianza mariofanica nella liturgia, e poi lascerei a voi la possibilità di domande o di interventi che possono ulteriormente arricchire ciò che ci siamo detti. Nella liturgia del tre formulare che abbiamo visto, la testimonianza è sia allusiva che esplicita, nel senso che o si allude all'esperienza si può racchiudere nel messaggio proprio della mariofania o delle conseguenze dell'evento, come ad esempio essere sanati, il ritrovare la fiducia in Dio, la necessità della conversione, oppure nel ricordare il fatto in sé come testimonianza di fede vissuta. È necessario tentare di interpretare il perché possa avere un significato il coinvolgimento nella peculiarità della celebrazione liturgica degli eventi salvifici, perché ha un significato dei testimonialia di esperienze o testimonianze speciali, tuttavia dell'ordine del privato, in riferimento alla lex credente. Cioè noi abbiamo i formulari, l'espressione anche di testimonianze che riguardano ciò che si opera alla luce di ciò che è accaduto. La liturgia, l'abbiamo detto tante volte, nella sua peculiarità celebra la fede sinteticamente, ma compiutamente celebra il mistero pietatis e sempre coinvolge la creatura, la vita delle creature, la creazione. Si pensi in particolare alle celebrazioni sacramentali, fondamentali esperienze di santificazione, e si pensi nella sua efficacia al fatto delle benedizioni che coinvolgono l'esperienza del benedire in riferimento alle cose, coinvolgendo le cose. Nella celebrazione delle memorie di devozione, culto pubblico e integrale dell'unico mistero di Cristo, in questo culto appare legittimo includere aspetti di testimonianza riferibili all'esperienza mariofanica, i quali, pur denotati come privati queste esperienze, connotano dimensioni valoriali cristiane riconosciuti tali dal sensus fidei, estimate nella loro qualità evangelica, perché concorrono allo stesso bene dei fedeli. C'è poco da fare. Lourdes è una testimonianza dell'opera misericordiosa sul corpo che ha annunciato il Cristo e ha cercato di vivere. C'è poco da fare, è evidente. C'è un fatto testimoniale a Lourdes che è fortissimo. Tuttavia ci si può interrogare se l'inclusione di una testimonianza dell'ordine del privato debba essere inserita comunque nella celebrazione come è fos della vita della Chiesa, che è la celebrazione del sacramento, del sacrificio di Cristo, atto graziale per eccellenza. E qui apporto un passo ulteriore di carattere ecumenico al fatto di sì, anche all'aspetto di questo cumet fons, dove ci si inserisce l'aspetto testimoniale. È certo che i tre eventi mariofanici, per l'incidenza che hanno avuto
e hanno nella vita del popolo di Dio, o in una parte considerevole di fedeli, a giusta ragione possono entrare nel processo rituale in cui si rende grazie al Padre dei doni, sorgente di ogni santità, per Cristo in Spirito Santo. Cioè vi è un ringraziamento che si esprime e si vive. Sono pertinenti a riguardo le acquisizioni e gli orientamenti maturati in ambito ecumenico. Nel documento del gruppo di Dob, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi, le apparizioni sono considerate dell'ordine di un carisma e in questo senso sono, cito, dono di Dio a un membro del corpo per il bene di tutto il corpo. Questo fatto di nuovo non fine a se stesso ma di dono che costruisce. Pur nella loro eccezionalità devono, sempre il testo, essere accolte nell'azione di grazie e si aggiunge opportunamente con discernimento e prudenza. Il testo di Dom chiaramente non si riferisce all'Eucaristia direttamente e azione di grazie da intendersi ringraziamento in senso lato. Tuttavia se consideriamo che nell'Eucaristia non è l'evento in sé, ma che a partire dall'evento radiofanico noi ringraziamo perché nella opera della salvezza e nella Communio Santorum la Madre del Signore è memorata, immacolata. Santa Maria Dei Genetrix, Madre Nostra e Celi Regina, attributi di presenza emersi dalle varie famiglie, il ringraziare è frutto di una legittima coerenza in relazione al dono di conferma carismatica a cui gli attributi rinviano. In altre parole, nell'azione eucaristica si opera una sorta di liberazione dell'immaginario del popolo che tendenzialmente sembra isolare Maria nella sua apparizione, quasi come manifestazione di una sacrale potenza. Nella celebrazione eucaristica non si corre questo pericolo deviazionista di senso. In essa si glorifica Dio, lo si loda, si rende grazie per la materna presenza di Maria, lo si loda in Maria e con Maria lo si magnifica. La stessa intercessione di Maria che ritorna nell'ecologia risulta chiaramente essere un ministero a servizio del ministero di Cristo, nostro unico mediatore presso il Padre. Maria, come i santi, prega per tutta la Chiesa, mentre la Chiesa chiede di pregare per lei, per utilizzare anche in questa precisazione un linguaggio di risonanza ecumenica non divisivo della comunità. Questo fatto della Communio Santorum in cui Maria è il nostro momento di ogni Eucaristia. Con altre parole, si può affermare che la Lex Orandi, interpretata attentamente nella sua specificità, è mediazione per mezzo di riti e delle preghiere di una vera e regolata pietas libera da uno sterile passeggero sentimentalismo, da una certa palvara credulità, come direbbe Lumen Gentium numero 67. E qui io mi fermerei per dare la possibilità a degli interventi. Con questo dire in fondo che nella celebrazione che è la liturgia, evidentemente nell'Eucaristia, il fatto della presenza di Maria e nel dono profetico, carismatico e solo le apparizioni è oggetto di ringraziamento, ma non finalizzata a se stessa, ma di nuovo
orientato al Padre per Cristo e Spirito Santo. Bene, allora domande, interventi. Sì, prego. Un famoso liturgista scrive e dice che dopo l'incarnazione il santuario non ha più senso, perché il sacro si è assunto da tutta la creazione. Cosa ne pensa di questa espressione? A parte che mi pare un po' veloce come espressione, sì. Però bisogna fare dire anche qui molte sottili distinzioni. Inizialmente questo discorso potrebbe essere fatto mantenendo presente la Samaritana. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Però non puoi tu pensare a una volatilizzazione della relazione con Dio o nella celebrazione degli eventi della salvezza, perché lo stesso Cristo ha voluto che si fosse preparata la camera alta, per andare all'essenziale, che là si celebrasse la Pasqua, la sua Pasqua, e a fare, usando parole, usando cose, ha costituito il nucleo portante del culto spirituale, nel senso più totale del termine, fare la volontà del Padre. Quindi noi facciamo la volontà del Padre agendo in modo in sintonia con il dettato di Cristo. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità non esclude lo spazio e il tempo, lo include, è questo che deve essere chiaro. Ed è un po' quello che io cercavo di dire indirettamente, l'esperienza dei luoghi dove vi sono avvenuti eventi, come Mario Fabio, non sono come qualcosa di secondario, ma fanno parte di una ricchezza che è propria dell'incarnazione. Io direi di più: con l'incarnazione c'è un superamento del sacro come divisione, ma c'è apertura al santo come maturazione. Ecco, questo sentirei rispondere. Sì. Penso per esempio alla memoria liturgica riservata forse agli istituti religiosi dell'apparizione della Medaglia Miracolosa, per esempio, legata alla Medaglia Miracolosa, comunque legata alla Mariofania, ma mi è capitato anche in anni passati di passare da vari santuari, me ne viene in mente uno, penso sconosciuto da qualche parte di voi, quello della Madonna del Divino Impianto a Cernusco sul Naviglio, che celebra la guarigione di Masuore, l'apparizione della Madonna collegata alla guarigione di Masuore. Queste memorie liturgiche chiaramente seguono gli stessi criteri di quelle grandi, cioè di quelle grandi che abbiamo menzionato, o hanno criteri diversi? Allora, io direi subito, dovrebbero seguire gli stessi orientamenti, gli stessi criteri. E a mio parere, allora,
Io ho voluto soffermarmi soltanto sul Missale Romanum per la sua universalità e la sua opera di indicativa e orientatrice di tutto ciò che può essere celebrato e detto alla luce di una manifestazione. Io ho anche accennato al fatto che, per esempio, lo stesso fatto dalla Parissida, Brasile, hanno dei formulari loro, ecco, e a mio parere come viene detto e vissuto la celebrazione del mistero di Maria nella sua testimonianza radiofonica del Messale Romano dovrebbero ispirare anche questi. È un lavoro che io sto seguendo una tesi, per esempio, proprio sui formulari della Parissida, dove c'è anche un aspetto critico da dover rilevare, perché si può correre il rischio di banalizzare. Allora, in poche parole, esistono formulari, io ho privilegiato il Missale Romanum perché è un paradigma di confronto, è paradigma, cioè esprime la possibilità di inserire nel mistero del salvifico un segno di presenza della benevolenza di Dio, con però grande rigore. Io ho detto pudore e rigore, ecco questo. Però è chiaro che ci sono, ma avrei dovuto parlare anche di Fatima, c'è il suo formulario proprio, Lourdes. Ogni santuario, anche questi più importanti, la documentazione è ampia, insomma, riguardo. Proprio è stato un approccio, se volete, paradigmatico. Ripeto, però, vorrei darvi l'idea anche di un avvio di riflessione. Io spererei che in questo discorso ci fossero teologi semi fondamentali o anche altri liturgisti che lo portino avanti. Che non, se tu poni il fatto del privato, tra virgolette, e di una rivelazione dell'ordine del privato, ecco, il celebrare, che cosa inseriamo nella celebrazione? Questo è da ulteriormente sempre approfondire. Sì? Salve Padre, noi siamo conosciuti, certo. Noi siamo per Mariano, io ho studiato lì. Allora, non so se le conosci un libro del padre René Laurent, I sensi di Lourdes, certo. Al quale lui fa un percorso dove l'apparizione segue lo schema liturgico del tempo. Nel tempo ordinario, Quaresima e Pasqua. Nel tempo ordinario, Pasqua, la Madonna sorride, parla. Nella Quaresima, lei è seria e chiede alla veggente segni di penitenza. Oggi, la festa dell'apparizione della Salette, anche la Madonna segue lo schema liturgico del tempo, cioè 19 settembre, un sabato, al 3 di pomeriggio, lei appare, perché nella domenica seguente, nel calendario di Pio V, era la festa del dolore di Maria. E lei parla del suo dolore e anche a piangere. Secondo me, tutte le apparizioni seguono lo schema liturgico della Chiesa, perché Maria, come membro, anche vuole vivere la vita della Chiesa. Manca, certo, tutte le altre apparizioni, fare un po' di ricerca su questo. Anche cito il caso di Guadalupe,
lei appare la sua prima apparizione il 9 dicembre, dopo 10, 11, sono due apparizioni, la solenne quando lei lascia la sua immagine. Questo circolo di tempo è nell'ottava dell'Immacolata, al quale tutto il suo segno, no? Dell'immagine, dell'Immacolata Concezione. Io penso che noi teologi, anche i nostri interessati, dobbiamo approfondire questo come si dice, che aspetto. E anche quello che la Madonna dice, quello che la Madonna si presenta, deve avere un rapporto liturgico e dare vita che lei sta lì presente o che lei vuole parlare sulla liturgia, no? Non lo so se lei può dire. Io direi questo, che l'intuizione o la riflessione di Laurentin riguardo non ha avuto grandi seguiti. Ma qual è il motivo? È che probabilmente Laurentin ragionava nella relazione eventi radiofonici e conseguentemente l'anno liturgico con una mentalità post Vaticano II. Cioè io credo che è come quando si seguono le tesi di alcuni studenti di Mariologia che descrivono che l'autore X del 1910 a come se avesse anticipato il Vaticano II. Probabilmente aveva avuto qualche intuizione, ma per poter è molto difficile, se non fermandosi sulle cose fondamentali, questa posticipazione o anticipazione. Ecco, io direi così. Invece abbiamo un progetto, a mio parere, che ci aiuta a capire la celebrazione, la venerazione del mistero di Maria in relazione al mistero di Cristo nella collezione di Salmi, che trova ispirazione basilarmente dalla riforma della liturgica e in particolare dall'emergenza. Parte Maria Scutus. Questo mi pare, non lo so, dover andare con i centimetri a dire quel giorno era così, perché il giorno prima, il giorno dopo mi pare non ci fu. Anche perché la sensibilità liturgica, guarda che dobbiamo vederla come frutto di un cammino avvenuto col movimento liturgico nel XIX secolo. La forma della liturgia è una forma più subita che celebrata. Mi parrebbe dire cose in riferimento a degli eventi che non hanno nessun riferimento. Questa è la mia reazione. Anche perché poi non lo so quanto possa avere. Possa rispondere un po' anche al nostro problema. No, ma io penso che c'è molta, come si dice, coincidenza, non so se è il termine, perché ci sono tante apparizioni che c'è questo vincolo con la liturgia. Per esempio, Knock, in Irlanda, nel 1879, lei appare nel 21 agosto, che è nell'ottava dell'Assunzione, e lei prende tutto l'aspetto dell'Assunzione, e anche è coronata, è regina. Non lo so se è un caso queste cose, ma io penso che tutte le grandi apparizioni devono seguire, secondo me, quattro colonne: la Bibbia, la tradizione, il Marco
è la vita della Chiesa, no? Ma vedi tu applichi un modello, un paradigma che mi pare giusto, a un tempo o a eventi dove questo paradigma non era considerato o era mancante. Quindi è questo che lascia perplessi. C'è io sinceramente io non ho mai approfondito questa dinamica, ma mi crea un po' di difficoltà a dover anche perché poi il problema si pone oggi. Che significato ha liturgicamente la Salette, la festa oggi della Salette? Tant'è vero che in alcune zone come Roma la processione eccetera, è rinviata a 1 ottobre. Quindi, dove siamo in un processo che va verso la fine della liturgia, non so, ecco, mi resta, mi dà perplessità questo tuo... ma è un punto da cercare, sai? Probabilmente da rivedere, certamente. Perché loro non ha fatto questo spunto così che mi ha chiamato l'attenzione, al quale io sono andato a ricercare gli altri, al quale io vedo che c'è una certa precisazione in questo, perché Maria vive anche la liturgia della Chiesa, no? Lei è una persona viva e ti spinge a questa presenza di Cristo, no? E mi sembra bello. Ma vediamo. Ancora qualche minuto. Presidente, sembra che le voci tacciano. Il nostro fratello che si è citato, Lorentene, la sua ricerca tra aspetto dell'apparizione e momento liturgico. Questo l'ha fatto anche con Medjugorje, Lorentene. È stato, questo forse non si sa, ma in questo momento forse è lo studioso più prolifico su Medjugorje. E analizzava l'apparizione e, chiamiamoli così, gli inviti e i consigli che la Madonna attraverso i veggenti ha dato alla parrocchia. I tre rosari, le prime due parti prima della messa l'apparizione, poi la messa che partecipava, preparava al momento più importante che è l'Eucaristia, e alla fine il terzo rosario come ringraziamento per il dono dell'Eucaristia. E Lorentene la chiamava così un'architettura perfetta che tutte le parrocchie del mondo avrebbero dovuto imitare, con preghiera, apparizione, celebrazione della Santa Messa come momento centrale della vita cristiana e alla fine un momento di ringraziamento per il dono dell'Eucaristia. Ma questo, la preoccupazione di Lorentene a riguardo, la preoccupazione di nuovo tipica della seconda metà del Novecento, dove come ritrovare l'armonizzazione tra la pietà speculare e la liturgia, il liturgico. Questa è la preoccupazione che è stata di Lorentene. Però anche questo non, è solo al limite su delle proposte che non possono essere generalizzate. Perché io posso dire, in una parrocchia non ci si prepara alla celebrazione dell'Eucaristia o inserendo o a modo autonomo celebrare la sera il vespro.
Quindi voglio dire, le soluzioni poi l'hanno vista in questa ottica, insomma. Ma era la preoccupazione però di Lorentin, era il rapporto tra il popolare e il turco, che è tipicamente del secondo millennio, perché nel primo millennio fino al periodo medievale il popolare e il turco erano amalgamati, c'era questa grande osmosi. Va bene.